dissesto idrogeologico. In Italia se piove 3 giorni ci scappa il morto. Non è vero che non ci sono i soldi o non ci sono le leggi per contrastare il fenomeno. La Commissione Ambiente del Movimento 5 Stelle, e adesso il mio collega Massimo De Rosa vi presenterà tutte le proposte che abbiamo fatto in questi mesi. Il problema è che vogliono l'emergenza, perché con l'emergenza ci mangiano i loro amici, ci mangia il crimine organizzato, ci mangia l'Andrangheta, pure in Liguria. Ci sono decine di comuni, anche nel nord, sciolti per mafia. L'emergenza è un business, non si vuole affrontare il fenomeno da un altro punto di vista, perché se c'è l'emergenza si va in deroga a determinate leggi e si assegnano appalti senza gare, senza concorsi, senza regolarità, amici degli amici, spesso immischiati con il crimine organizzato. Abbiamo messo a disposizione del governo varie proposte di legge. Partiamo dal geobonus, quindi dare una defiscalizzazione del 65% per tutte le opere contro il dissesto idrogeologico, svincolare i comuni dal patto di stabilità per le opere contro il dissesto idrogeologico. Però non dobbiamo solo intervenire sui problemi strutturali e quindi sulle opere da fare, ma dobbiamo intervenire anche sui problemi non strutturali e quindi dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo intervenire anche sui piani di emergenza dei comuni e quindi verificarli, aggiornarli, dobbiamo intervenire sulle reti di monitoraggio e sugli studi all'università, dobbiamo dare soldi alla ricerca, perché altrimenti non riusciamo a prevenire questi eventi calamitosi. Se si riescono a prevenire questi eventi calamitosi, noi risparmieremo dei soldi perché costa molto meno prevenire e fare opere di prevenzione che opere di risistemazione dopo l'evento. In più, non dimentichiamo, risparmieremo sempre vite umane. Queste proposte sono depositate, sono già in discussione in parte, ma il governo arriva sempre in ritardo. Dobbiamo ringraziare anche il nostro collega Samuele Segoni, esperto geologo, che ci sta dando una mano in questo settore. Quindi le proposte il Movimento 5 Stelle le ha fatte, sono precise, sono tante e se fossero applicate subito risolverebbero molti dei problemi che ha l'Italia. Gli interventi in emergenza non risolvono i problemi, serve serietà e continuità. Avete ascoltato le proposte della Commissione Ambiente? Vi renderete conto adesso che il problema in Italia è soltanto legato all'informazione, quindi vi chiediamo una mano, diffondete le nostre proposte perché sono delle proposte che possono salvare delle vite.